Questa è una cosa che solitamente non ho fatto in questa serie, ovvero fare un piccolo preavviso a inizio video. Questo video lo sto riregistrando. Per chi ha letto i miei post su YouTube, ho dovuto buttare una registrazione di 2 ore di questo video perché l'audio del microfono a un certo punto OBS ha deciso di smerdarmelo, quindi... Dobbiamo ricominciarci da capo tutto il capitolo, e vai! La storia in cui stai per immergerti si svolge in un mondo totalmente separato rispetto a quello della storia principale. Col senno di poi, però ci arriviamo a tempo debito. Stessa stazione, e stesse persone, stessi rumori, stessi edifici che zizzaggano in cielo. Cavoli, la vita è bella! Signore, fa che oggi sia ancora più bello di ieri. Grazie, amen! Fa strano sentire dire queste cose a Neku. Ecco fatto. Ora questa giornata sarà assolutamente fantastica. Certo, oppure... forse no. Oh cavoli. Sento l'emo che è in me accendersi. Devo combattere la pulsione emo. Madonna. Era l'epoca in cui emo truzzita Marri. Oh Gesù. Aspetta, ci sono. Devo solo concentrarmi sulla luce della mia vita. Il mio raggio di speranza. Sì. Quello mi toglierà la scimmia dalla spalla. Perché? Perché quella luce è... uno scherzo del destino? Un microcosmo del mio mondo? Il senso della vita? È il mio scopo. Team Pin Slammer è il mio scopo. Sarò il più grande slammer che si sia mai visto. Presto, ammolco, devo sbrigarmi. Proprio oggi lì si svolge un torneo. Allora, purtroppo, come vi ho detto, another day. Avendo già registrato questa parte, parte che ovviamente io non mi ricordavo, questo capitolo bonus un altro giorno finisce quando vuoi tu. Vai dove vuoi, fai quello che vuoi, sii soltanto te. Quando vuoi smettere, fai semplicemente il menu della selezione capitoli e salta in un altro capitolo, certo. Sapendo appunto ora cosa devo fare, dannazione, salterò tutte le parti inutili. E per inutili si intende tipo... combattimenti secondari con i nostri personaggi secondari, che per carità servono alla trama sì e no, ma a questo punto potrei anche decidere di saltarli. Però sono migliorato a Team Pin con col puntatore, eh? Questo almeno è un bonus. Tra l'altro questa è la squadra di Team Pin che ho tirato fuori. Ora, l'unico dubbio fino ad ora è Ovis, ma fino adesso ho sempre combattuto con loro due e non ho avuto problemi. Gli altri ancora non sono usciti neanche in campo, voglio dire. E tra l'altro, un'altra cosa che ho fatto in questo cazzo di capitolo è questo attacco a tempo finale. Ora, io non vi spoiler che cos'è. Ci arriviamo a tempo debito, vi dico solo che sono stato stupido a fare una cosa, ovvero lasciare l'indicatore qui al 56% e non a meno. E non a più, volevo dire. Allora, lui ci spiega come si gioca a Team Pin, gli altri negozi non hanno nulla di nuovo, sfortunatamente. Quello che possiamo fare è parlare con alcuni personaggi. Oi, ciao tigre. Oh, ehi, signor Sota. Ti sei fatto crescere la criniera? Oh, questa, nah, devo tagliarli. Rar, allora ti dico io una bella cosa. Passa da me e ti faccio abbassare le orecchie. Beh, mi piacerebbe, ma ecco adesso. Oh, fammi indovinare, il torneo? Devo sistemare... Oh, fammi indovinare, non ho sistemato le spille? Oh sì, l'ho fatto, non mi ricordo. Sì, lo sapevi? Credevo che tu non giocassi. Ho iniziato, meglio tardi che mai. Davvero? Allora che ne dici di una partitella? Certo, campione, ma vacci piano con me. Certo, Sota. Allora, sappi solo che sono migliorato. Non tantissimo, ma... dai! Anche se poi... sono loro i primi a suicidarsi, ho visto. Ah, ce n'è ancora una. Grazie, manina. Dove è andato? Ah, si è nascosto, eccolo. Preso. Listo, sono migliorato anche con questo. Pensa quanto cacchio di volte ho giocato a Team Pin. Beh, cavoli, ne ho di strada a fare. Credo che tu abbia già fatto grandi passi iniziando. Grazie, tigre, mi sono divertito un botto. Forse dovrei partecipare al torneo. Male non fa. Ottima idea. Allora che dici di una corsetina? Puoi farmi da modello? Ok.
Modello? Sarebbe più un eufemismo per cavia. I miei poveri capelli. Non andarci? Semplice. Continuiamo il giretto. Dogenzaka. Altro tizio che ci vuole sfidare proprio qui davanti. Ehi, vuoi giocare con me, Timpin? Timpin? Adesso starei lavorando. Ho delle cose da fare. Oh, ok, dopo. Ehi, ehi, aspetta. Non devi arrenderti così facilmente. Quando... Questo è il Giappone, no? Significa sì. Non ti dimenticare delle tue faccende. No, certo che no. Per no intendi sì? Va bene. La cosa che ho scoperto, tra l'altro... Ma... Non ho capito se si è suicidato... Per colpa mia... O è stato un semplice caso. Eppure ho vinto. Il pipistrellone qua è fantastico. È stata la scelta migliore che ho fatto fino ad ora. Maledizione, ho perso. Dai, un'altra partita. Non avevi delle cose da fare? Ah, cavoli, è vero. Sarà meglio che ti iscriva al torneo al Molco. Lo farò. Bene, preparati per la vendetta. E le tue faccende? Allora, altra cosa che purtroppo non possiamo replicare, perché ormai è andata. Obiettivo segreto del giorno: trova l'uniforme con maglione. Questo palco è più buio che mai. È facilissimo capire dove dobbiamo andare. Semplice, dobbiamo andare al palcoscenico e l'oggetto si trova qui. Ovviamente a noi ci darà una spilla, che ne so, da 500 yen. Esatto, ma a me mi ha dato, a proposito di me ha dato, devo cambiare il cibo. Mi mangio uno di questi. Ecco qua. Wow, consuma veramente un cazzo. Tra l'altro, parentesi, questo oggetto ho scoperto che era un'esclusiva per la versione tablet, la Solo Remix. E questo oggetto si pagava. Questo oggetto, sì, ti boosta tutte quante le statistiche, ma si pagava, è follia. Comunque, abbiamo ottenuto, dove sei, l'uniforme col maglione, che credo sia, sì, esatto, la stessa uniforme, sempre femminile, ma col maglioncino. 150, 15, 10, 75, 20. E abilità ancora bloccata, non lo sappiamo. Proseguiamo, scontriamoci anche con Shiki, già che siamo qua. Ehi, hai tempo per giocare a Timpin? Timpin, scusa, non ora, devo andare al Molco. Oh... Per il torneo, tu non vieni? Credevo che ci andassero tutti. Oh, sì, ci vado. Pensavo solo di allenarmi prima. Capito. E va bene, un round, il tempo lo trovo. Bene, preparati. Anche perché sono migliorato, porca puttana. È certo. La furba del cazzo è arrivata. È andata? Ok. Ti sta troppo bene. Addio. Allora, non sono il campione massimo di Timpin, ma mi sento molto migliorato. Anche perché credetemi che la prima versione che avevo fatto in sto video stavo facendo veramente schifo. Ehi, così non vale. Cosa non vale? Da quando è che sei così bravo? Da quando è che fai tu così pena? Ecco che sfuma il mio sogno di diventare una campionessa. Temo sia il prezzo di far schifo. Lo so, perché non diventi tu il campione? Ok. Voglio dire, quello è il piano. E poi, dopo che ti avrà dato il premio, stringimi la mano. Promesso. Dopo che chi mi avrà dato il premio? Lo scopriremo tra poco. Anche lei ci vuole sfidare. Ehi, vuoi giocare con me a Timpin? Timpin, ok, ma solo un pochino. Dopo devo andare al Molco. Partecipi al torneo. Regolare, ma soprattutto per mettere le zampe sul principe. Mettere cosa? In realtà non ho mai giocato a Timpin prima d'ora. Sarà un buon esercizio. Bravissima. Così si fa. Nessuno si avvicina? Dai. Oh, è proprio vero. I personaggi che dicono di non aver mai giocato a Timpin, è proprio vero. Non l'hanno mai fatto e si vede. No. Ok, Madonna, mi sono... Ma si è appena suicidata. Si è appena buttata di sotto. Oh, ho perso. Vabbè, era la mia prima volta. A dire il vero, resta comunque un disastro. Buona fortuna per il torneo, spero che tu vinca. Lo spero anch'io. Poi il principe stesso ti consegnerà il primo premio. Ed è questo che partecipi? Andiamo a Kodai City e poi direttamente al Molco. Ma prima andiamo da questa parte perché si nasconde lui. Guardalo qui, bello fiero lui.
Ehi, vuoi giocare con me a Team Pin? Team Pin? Sfidami, e potrebbe essere la tua ultima partita. E questo cosa vuol dire? Partecipa al torneo al Mulco e vedrai. Vedrai, vedrai. Wow, come ha fatto a fare l'eco con la voce in quel modo? Dai, dai, dai. Devo farmare un bel po' di metalli rari. Ah, c'è anche Makoto, è vero? Oh Gesù, Makoto. Ehi, vuoi giocare con me a Team Pin? Team Pin? Scusa, ma adesso sto cercando qualcuno. Chi? Organizziamo un evento al Molco, ma il nostro ospite speciale, il principe, non è venuto. Dove sarà andato? Oh, vabbè, allora sarà per un'altra volta. Ehi, aspetta un secondo. Quindi, ti piace Team Pin? Dovresti leggere la nostra rivista settimanale, tutto spilla. Tu lavori a TS, sono abbonato. La rubrica Inspirare il dubbio è la mia preferita, con tutti quei dettagli scabrosi sui produttori. Sì, quella è la nostra rubrica più amata. Sai che ti dico? Facciamoci una partita finché non compare il principe. Dopotutto, sei un lettore così affezionato. Certo, Makoto, certo. È per quello che... Guardalo, si è appena buttato di sotto. Bravo, Makoto. Ti sta troppo bene. E io sono troppo lungo col mio martello. Dai, come hai fatto a sopravvivere? Si è appena buttato di sotto? No, l'ho buttato io di sotto. Grazie alla manina che mi ha salvato. Il pipistrellone qua è magnifico, veramente. Diamine, sembra che abbia perso. Mi hai fatto sudare. Già. Allora dimmi, dove hai imparato a giocare così? Beh, da tutto spilla, presumo. Starai scherzando, dille ai tuoi amici. Ma ha perso di proposito per ottenere qualche abbonato in più. Ho appena visto il suo ultimo brandello di dignità andare in fumo. Non ha tutti i torti. Dirigiamoci al Molco, allora. Eccoci qua. Quindi? Ok. Quanta gente? Ecco, esatto. Yuhu, le iscrizioni sono da questa parte. Che col senno di poi so già chi è che sta facendo questa cosa. Wow, ma senti, hanno persino preso una ragazza immagine. Meglio sbrigarsi però, il torneo sta per iniziare. Ah, porca paletta, è un tizio con le ali. Dai, su, non ci urlare nel manico. Ciur che? Ma che cavolo significa? E cosa più importante, chi ha fatto entrare quel costume osceno? Quel tizio è una rite sull'inguine. Cos'è, hanno aperto le gabbie? Team Pin, il tuo mondo misterioso. Levati, devo passare. Eh? Ah, ma che cavolo. Scusa amico, vado di fretta. Oh, è rallenta, fesso. Questo posto è strapieno, coso, non dovresti correre. Ma devo, non posso perdermi le iscrizioni. Mi alleno da settimane per questo. Allenarsi, eh? Vorrei dire che hai perso tempo. Partecipi anche tu? Beh, sì. Fico, buona fortuna. Resta in gioco abbastanza a lungo e forse giocherai contro di me. Ma chi crede di essere questo tizio? Oh, cavoli, è tardi. Ci si vede, amico? Quella mezza tacca parla come se avesse la vittoria in tasca. Strano, dove l'ho già visto? Chi lo sa. Iscriviamoci. C'è parecchia gente. Ti stai divertendo, ragazzo? Eh? Oh, certo. Sono sorpreso da tutta questa gente, però. Team Pin attrae davvero una folla disomogenea. Già, è fantastico. Sapevo che erano quelli giusti per questo lavoro. Chi? Giochi anche tu? Cosa ne pensi? La mia azienda sponsorizza l'evento. Sono stupito da come si è organizzato, considerata l'affluenza. Bene, bene. Abbiamo assunto un'azienda a parte per pianificare e gestire l'evento. Sono nuovo in città, quindi ero un po' preoccupato, ma direi che è un successo. Ma lo sponsor non può fare tutto, eh? Certo che no. Più è grande l'evento, più gente serve per organizzarlo. Così sono gli affari. Wow. Presumo che organizzare un evento simile richieda molti tipi di persone. Ehi, ciao, vuoi iscriverti, ragazzo? Posso ancora trovarti un posto? Certo. Vai, iscrivimi pure. Iscrivimi. Ok, fammi segnare i tuoi dati. Ecco qua. Ora fai attenzione, chiameranno il tuo nome, ok? Ok. Buon divertimento. Avviso a tutti i giocatori. Si prega di recarsi nelle postazioni designate. I turni preliminari a 2 round stanno per iniziare. Prima di tutto i preliminari, dovrebbe essere facile. Concentrati solo sul gioco, Neku. Tieni a bada le pulsioni emo. Allora, io non ho perso in queste partite, perché alla fine... Bastardo. Ti sta troppo bene, scemo, vai via. Aia, aia, ehi. Tra l'altro, cosa che ho scoperto... Ah, ho vinto, ti sta bene. Anche le bare giocano, in qualche modo.
Tra l'altro ho vinto. In qualche modo le bare giocano. Va bene. Uno è andato. Cavoli, adoro questo gioco. No, io no. Ok, secondo round. Si gioca. Sta troppo bene, si è caduto di sotto come un babbo di ciolla. Sta bene, vai via. Ah, mi ha preso. No. Beccatelo. Sta bene. No, la mia spilla. Va bene che sono migliorato, però non sono il campione. Maledette. Ecco qua. Ho vinto perché mi ha spinto la bara. Dove sei? Uff, Ovis. Maledizione, Ovis. Allora, grazie a Rhyme. Allora, le bare sono fastidiose a dir poco. Ho vinto? Uff. È la prima volta che arrivo ad usare Rhyme, eh. Cioè, è incredibile. Sì! Ora tutti i principianti dovrebbero essere fuori. Chi è rimasto è capace. Ma solo io ho il tocco magico. Non è vero. Wow, è finalmente arrivato il momento delle semifinali del torneo di Timpina Shibuya. Ed ecco il nostro telecronista, vice direttore del settimanale Tutto Spilla, Koki Kariya. Grazie, grazie. Shibuya ospita i migliori tornei di tutto il Giappone. E colui che vince sui tavoli di Shibuya domina il Giappone. Non vedo l'ora di scoprire chi dominerà oggi. E io sono il cerimoniere. Ah, era lui. E io sono il cerimoniere, Yodai Gaishizawa. Bene, Yodai, presentiamo i nostri semifinalisti. Ma certo, partecipante numero 5. Megumi Kitaninji. Guarda quello sguardo impenetrabile, Yodai. Chiaramente molto bravo nei giochetti mentali. Joshua. E poi, partecipante numero 108. Yoshiya Kiryu. Con uno spettro così ampio di tattiche, questo ragazzo è il fantasma formaggio delle strategie di Timpin. Quando vede un buco lui sa come riempirlo. Joshua. Maialino. E poi, il nostro terzo finalista, iscritto sconosciuto, concorrente da scoprire fra i campioni noti. Concorrente numero 325. Neku Sakuraba. Wow, mi fissano tutti. E fanno bene, perché vincerò. Questo è il primo torneo di Sakuraba ed è arrivato addirittura in semifinale. Si merita dunque un posto nel pantheon degli slammer? Il nostro quarto e ultimo semifinalista è un ospite speciale. Ospite speciale, ma che diavolo... Il sultano dello slam, tre volte campione detentore del titolo. Shutodan. Cosa? Ma era... mi pareva un volto familiare. L'ho visto su TS. Ehi, frate! Ce l'hai fatta davvero, wow! Non essere così sorpreso. Io sarò colui che ti manderà a casa. E allora eccoci, amici. Uno di questi quattro semifinalisti andrà a casa con il primo premio, la spilla del Santo d'Oro, che io ho già. E ho anche in squadra, tra l'altro. Il sogno di ogni slammer. La voglio, ce l'hai, ce l'hai. E allora va bene. Tirate fuori le spille, sfigati. Eh? Ma ottimo lavoro, ragazzi. Questo fa parte del programma. Avanti, ragazzi. Agli ordini, signora. Ma che... Non le mie cuffie. Giù le mani dalle mie cuffie. Ehi. Tenete giù. Occhio alle mani. Ah. Mi sono un po' impanicato. Le mie spille. Qualcuno ha rubato tutte le mie spille. Cosa? Le hanno rubate. Anche le mie. Qualcuno le afferri. Maledizione. Sono stato distratto. Hanno fregato anche me. Ridatecele! Grazie per le spille, gente. Apprezziamo molto le abbiate portate tutte in un unico posto. Ma di cosa stai parlando? Il modo più veloce per raccogliere un grande numero di spille è radunarle tutte in un punto. L'intera gara era solo una facciata. Era solo per fare cacciare, ho sbagliato. Zitto, Yodai! Basta con le rime e con le rivelazioni inutili. Mi scusi, signora. Ridatemi le spille, ora! Impossibile, nanerottolo. Le stiamo raccogliendo per un motivo. Servono a noi più che a te. Chi siete? I teschi neri, delle spille e gli alfieri. Noi purifichiamo le rime, Yodai. Le rivelazioni.
Mi scusi, signora. Abbiamo finito qui, ragazzi. Uscita. A destra del palco. Quindi sono ladri di spille. Un attimo. Io ho ancora le mie. Forse il mio agitarmi ha impedito loro di prenderle. Oh. Siete pregati di restare calmi. A causa di un furto di spille di massa siamo spiacenti di comunicare che il torneo di quest'anno è stato annullato. Purtroppo non avevano altra scelta. Beh, allora vado a casa. Ehi, frate! Hanno preso anche le tue spille, vero? Sì, quei maledetti. Se si sapesse che le mie spille sono state risparmiate, potrei risultare sospetto. Rimane solo una cosa da fare. Cosa? Unisciti a me per recuperare le nostre anime. Le nostre cosa? Mi pare ovvio. Le nostre spille. Le spille sono le anime dei giocatori, frate. Ah, le spille. Ora alzati e combatti. È giunto il momento di dire le nostre forze e riprenderci le nostre anime. O di chiamare la polizia come le persone normali. Vieni a incontrarmi al negozio di ramen a Dokenzaka. Andiamo a mangiare ramen. È la nostra base segreta. Avete una base segreta? Dobbiamo dire al dottore cosa è successo. C'è un dottore del ramen nella vostra base segreta. Chiaro, dottor Spilla, è un grande. Grazie, frate. Aspetta, perché io? Non temere, io ti seguo a ruota. Quello lì è fuori come un balcone. Una base segreta, il dottor Spilla. Sarà meglio stare al gioco per evitare sospetti. Ah. Beh, non ho impegni per questo pomeriggio comunque. Vabbè, allora andiamo a Dokenzaka.